Come vi abbiamo detto in apertura di programma, quest'oggi grande ospite, veramente ci fa molto piacere, può chiacchierare con voi, Tommaso Paradiso. Ciao Tommy. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti. Che dispiacere però non potervi abbracciare questa volta. Veramente. Io so. Anche per noi, eh. Anche per noi. Vabbè, ci rifaremo, Tommy. Beh, prossima sì, volta vieni qua, ti sì, spupazziamo dai. Tutto come se non ci fosse un domani. Ci diamo anche gli Apple. Siamo da adesso, ce lo daremo dopo. Quello che non c'è adesso ce lo daremo dopo, sì, perché ti abbiamo perso per un secondo. Per un secondo. Tante telefonate per te allo 02 25 15 15. Eh sì, noi andiamo da Asia che ci chiama da Avellino. Ciao Asia. Buongiorno, ciao Tommaso. Ciao Asia, come stai? Lì non troppo bene, perché conosco molto bene quelle zone, essendo io sì, anch'io sì, faccio. Bravissima, vedi che lo sai. Sì. Tu come tu sei stai? Di Avellino, tu sei di Avellino Avellino o sei anche tu di Ariano? No, Avellino Avellino. Ah, ok. Ok. Sì. Come stai? Io sto, devo dire che sto bene, ringraziando Dio sto bene. Non, diciamo che mi trovo bene. Per fortunatamente mi trovo bene in questa situazione di stare a casa, perché amo molto le mura domestiche, quindi diciamo che non sto soffrendo come tutti quelli che giustamente anche hanno la smania di dover uscire, di poter uscire. Io mi sento bene nelle mie. Sì, sì. Mi fa tu piacere. Invece che mi racconti? Io sto soffrendo un po' perché vabbè gioco a tennis, quindi sono un po' ferma in questo periodo, però passerà. Assolutamente passerà. Allora lo sai che anch'io ho giocato per una vita a tennis. Magari una volta che vengo una volta che vengo lì da quelle parti ci possiamo fare una partita insieme, te lo prometto. Che ma bello. Benissimo, davvero? Sì, te lo prometto veramente. Anzi, magari fai una cosa, se prima di attaccare ti lasci il tuo numero alla redazione di RTL, magari io poi ti faccio scrivere in privato e magari e se vuoi ti regalo una partita di un'ora quando vengo lì. No, vabbè, grande Tommy. Tra l'altro, se ci seguite come molti fanno in questi giorni in radiovisione sul 36 del digitale terrestre 736 di Sky, avrete notato queste molte immagini proprio di una città deserta, no? Un po' come vediamo sì. Da un po' di tempo a questa diciamo parte. Che è stato un po' profeta, no? Sì, molto sì, tragicamente sì. Poi infatti noi per girare quel video con quella Roma così deserta abbiamo dovuto aspettare, mi sembra che abbiamo iniziato le riprese intorno alle 2 di notte, le abbiamo finite alle 5, insomma 1:30 di notte, le abbiamo finite intorno alle 5 del mattino ed era sì qualche mese fa, e poi invece purtroppo questa è diventata la normalità. Esatto. E direi di sì. Chi abbiamo al telefono? Devo dire scusate. No, figurati Tommaso, abbiamo per te, guarda, lo 02 25 15 15 Monica che ci chiama da Monza e ci segue in radiovisione. Ciao Monica. Ciao, RTL è anche mia. Di. Pronto? Tommy. Ciao. No, dico la Monaca. La Monica di Monza. Ci abbiamo pensato anche noi, sinceramente. Sì. No, scusate, mi è venuta proprio. Era proprio era regalatissima, perdonatemi. Pronto? Sì, ti sentiamo. Mi senti? Sì, bellissimo. Wow. Bellissimo, così me lo dici. Mi fa piacere, grazie. Ma guarda che tutta, secondo me, è più le canzoni che ti fanno questo effetto raggirante, ma in realtà non è così, guarda, fidati. No, sono le canzoni e anche te che sei proprio the best. Io sono venuta anche al concerto. Sì, sì, sei bellissimo. Stupendo. Mi fai arrossire al telefono, quindi in realtà tanto non mi vede nessuno. Io sono emozionatissima anch'io, ti posso assicurare. Sono venuta al concerto con mia figlia Greta a novembre al Forum di Assago. Stupendo, divertite al massimo. Una cosa. Sono contentissimo. Beh, speriamo che. Sì, certo, 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 dimmi. Speriamo che si sblocchi tutto, che voglio. È un altro concerto tuo. Esatto, questo volevo dire. Chiedimi che stavi chiedendo, scusa. Come stai, eccetera, come vivi anche te la tua giornata? Ma hai visto un po', se mi segui anche su, diciamo, su Instagram, che è un canale che uso spesso, no, per stare in contatto con le persone che mi seguono. Diciamo che bene, guarda, cerco di, lo sai, in queste situazioni è importante impegnarsi sia il corpo che la testa, lo so che è difficile, però
fare tante attività, sia appunto come la lettura, i libri, i film, le serie TV, cucinare, insomma, anche approfondire alcune cose che magari lavorando non abbiamo fatto nel corso, no, della vita. Quindi magari abbiamo anche questi momenti dove possiamo concentrarci su cose che ci sono sempre piaciute fare. Per esempio, io sto cucinando tantissimo. Oppure anche un po' di sport. Intanto oggi basta aprire qualsiasi canale YouTube o cosa del genere, ci si può allenare anche in un metro quadro di distanza. Lo so che non è come andare a correre al parco, a giocare a tennis o a farci la piega di pallone, però anche con 3-4 piegamenti, 2 addominali e una corsa sul posto, uno skip a ginocchia alte, insomma ce la caviamo. Hai capito, ma ci interessa molto il Tommaso Paradiso Chef, e poi dopo approfondiremo questa cosa. Va bene. E allora continuate a chiamare lo 0225 15 15 per parlare con Tommaso Paradiso, visto che poi insomma dovremo cercare di estirpargli qualche notizia sul singolo nuovo. Dici? Ma eravamo rimasti così in sospeso sul Tommaso Paradiso cuoco, giusto? Cuoco. Dai, il tuo piatto. Pensa, la mia alzo la mattina e il primo pensiero è: adesso che cosa scongelo dal freezer per fare stasera? Ecco. Ma così non vale, però. No, secondo me ce l'ha un piatto forte che gli viene particolarmente bene. Allora restate lì con il dubbio. Sì, certo. Cosa sarà? Perché tra poco ve lo sveleremo noi qui, ecco, in The Flight. Si è mobilitata anche l'ansia. Attenzione, fra poco il piatto forte di Tommaso Paradiso. Tantissimi messaggi stanno arrivando al 378-378-1025, li vedete scorrere poi in radiovisione, canale 36 del digitale, 736 di Sky, ma tante telefonate allo 02-25-1515. Per Tommaso Paradiso, che è ospite qui con noi fino alle 16. Però ci deve dire il piatto forte. È vero. Abbiamo fatto questo coming up. No, allora, quando prima dicevo che scongelare, perché ovviamente adesso si fanno delle spese un po' più ampie e si mettono tante cose nel congelatore. Quindi, che ne so, la mattina per esempio scongelo un coniglio, un pollo. Ecco, mi piacciono molto le carni bianche da fare in padella, nel tegame, alla cacciatora, con aglio, olio e peperoncino, un po' di alicetta, un goccio di vino bianco, un goccio d'aceto di vino bianco, rosmarino, salvia, timo, sai, tutta questa roba qui. Ah, si cuoce per un'ora e mezza così, e con coperchio, poi c'è il coperchio che fa sfumare l'alcol dalla cosa e esce fuori un piatto incredibile. La sua, io cucino molto, molto contadino, molto... Ho una cucina molto popolare, diciamo, non faccio creme, besciamelle, cose sofisticate, non le so fare. Mi piacciono proprio i piatti un po' più veraci, così. Con molti aromi, molti profumi. Ignoranti, come si dice a Roma, ma nel senso buono. Ignorantelli, bello, nel senso bello, buono. Ci piace. Allora, noi andiamo allo 02-25-15-15 da Sofia, provincia di Lecce. Ciao Sofia. Ciao Sofia. Ciao Tommy. Ciao. Quanti anni hai? 14. Infatti non mi sembravi grandissima, ma neanche piccolissima, Che sai, che fai, il primo liceo? Sì, il primo. E che cosa fai? Che cosa studi? Vado allo scientifico. Brava, ottima scelta, sono contento. So che tu hai fatto il classico. Sì, ho fatto il classico, hai ragione. Che mi racconti di bello? Sì. Emozionale, Sofia. Certo, sì. che mi dici, Sofia? Come stai? Che cosa? Oppure mi vuoi chiedere qualcosa? Bene. No, volevo sapere. So che seguo molto le tue dirette Instagram. Infatti so che stasera, se non sbaglio, farai quel gioco con per regalare i biglietti per il concerto. Sì, non so se farlo oggi è mercoledì, vero? Mm-hmm. Sì. Allora per forza stasera, perché domani a mezzanotte esce il pezzo, quindi sì, stasera dovrò fare la diretta Instagram dove regalo i biglietti del concerto. Vuoi che te ne regalo uno così fuori dal gioco, così? Io ce l'ho già, però se vuoi vengo una seconda volta. Vuoi, non ho capito, se vuoi. No, dice lei ce l'ha già per il tour, però se vuoi posso venire una seconda volta, a me non dispiace.
oppure te ne posso regalare uno in modo che ci vieni con un'altra persona, ci porti un'altra persona, perché non so adesso quando sarà la seconda data. Già con mia madre. E ci vuoi venire con un'altra amica? Non lo so come. Vabbè, comunque ti regalo un biglietto, va bene? Poi mica male. Poi lo puoi pure strappare. Stiamo scherzando. No, anzi. Nell'emozione, capito? Dici, ma non so, guarda, io già ce l'ho, però. Bello, però, dai, molto. Bello che Tommaso sia così generoso. Bravo. Eh sì, noi adesso abbiamo Marianna da Brindisi. Ciao Marianna. Ciao. Ciao Marianna. Come stai, Tommy? Bene, diciamo bene, ecco. Per quanto oggi uno possa stare bene, ma sì. Tu invece? Senti, io innanzitutto bene, dai. Io innanzitutto volevo dirti che ti seguo sempre in tutte le dirette, amo tutte le tue canzoni e sei fantastico. Volevo chiederti una cosa, un piccolo favore. Potresti cantarci un piccolo spoiler del nuovo brano? Ah, c'è una richiesta. Dai. Noi appoggiamo Marianna, dai. Tommaso. Possiamo? Allora, non so se prendere addirittura la chitarra oppure ve la faccio così. Tanto ci capisco. Come vuoi? Fa come ti pare. No, vai, faccio così. Oh, ma lo vuoi capire che senza di te pure vino buono si addiacciata e che la notte non sa di niente, non prende gusto neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l'odore del sole. Ecco, diciamo che questo era un pezzettino. Hai capito, Marianna? Marianna, grazie che sei riuscita a convincerlo. Sì, grazie. Noi non avevamo il coraggio di chiederlo a Tommaso. No, ma ti assicuro, Marianna, che quando la sentirai sarà un po' meglio di così. No, ma già ci hai fatto un regalo incredibile, voglio dire, perché in anteprima assoluta. E quindi ricordiamo, il singolo esce ufficialmente domani a mezzanotte. Esattamente. E si chiama Ma lo vuoi capire? Tra l'altro, complimenti per Non avere paura, che è al secondo disco di platino, caro Tommy. Belle soddisfazioni, Bella soddisfazione, assolutamente sì. Molto, e grazie per averci spoilerato quello che è il nuovo singolo. Quindi ricordiamo, a mezzanotte, ma farai il gioco questa sera per regalare i biglietti del tour? Sì, l'altra volta mi è andato per caso, perché a un certo punto la sera mi piace mettere della musica che piace ascoltare a me, però voglio condividere anche con altre persone. E devo dire che c'è una buona audience, no? Però siccome ascoltare tutta la canzone magari è troppo, allora incominciavo a cambiare, allora mi potevo mettere, allora vediamo chi, così per scherzo, vediamo chi la becca al primo secondo, questa qua è. E a un certo punto, siccome la gente si era ingarellata, come si dice a Roma, allora ho messo in palio dei biglietti. Bravissimo. E effettivamente poi abbiamo scritto a tutte le persone che ho fatto scrivere a tutte le persone che hanno indovinato, e effettivamente poi hanno vinto. Quindi tantissime telefonate allo 02 25 15 15 per te, Tommaso. Ora abbiamo Beatrice che ci chiama da Bassano del Grappa. Benvenuta. Ciao a tutti. Ciao Beatrice, Tommaso. Come va? Tutto bene, grazie, e te? Bene anche, grazie. Tutto bene. Sì. Niente, io volevo chiederti, ho sentito che prima dicevi alla ragazza che vai a giocare a tennis con lei. Sì. Io, se vuoi, ti invito direttamente a Bassano del Grappa, nel famoso coppe degli Alpini, a bere il mezzo e mezzo. Non ho capito, aspetta. Va bene. Come? A cosa l'hai invitato? A bere il famoso mezzo e mezzo di Nardini. Mezzo e mezzo. Allora, esatto. Io ci vengo volentieri, però vorrei che mi spiegassi che cos'è questo mezzo e mezzo, perché di sicurezza. È un aperitivo. Mm. Ok. Molto famoso, qua da Bassano. Composto da, adesso non so esattamente, penso tipo rabarbaro e proprio preparato Nardini, che è la distilleria che abbiamo qua. Cioè, con tipo la grappa. Grappa e rabarbaro. La grappa Nardini, esatto. No, non è grappa e rabarbaro. No, grappa è un aperitivo. Sì, dico, ma l'altro è mezzo. È più leggero. Sì, è più leggero. Vabbè. Va bene, io ci vengo volentieri la prossima volta che ci si potrà spostare, promesso che ci vengo. Ma dove devo venire proprio così? Cioè, nel senso, vengo a Bassano e di chi chiedo qual è il luogo dove devo andare? Nel Ponte degli Alpini, da Nardini. Da Nardini proprio, ok. Da Nardini, Ponte degli Alpini. Esatto. Da Nardini, ok. Adesso me lo sono segnato. Me lo segno. Segnatevelo tutti, ecco. E ci vediamo tutti là. Al Ponte degli Alpini. Meraviglioso. Fantastico. Grazie Beatrice, continua a chiamare. Grazie Beatrice.
Tommaso Paradiso è volata. Quest'ora abbiamo l'ultima telefonata. Ebbene sì, abbiamo Valeria da Mantova. Ciao Valeria, benvenuta. Ciao, ciao. Ah, non ci posso credere. Hai visto, invece è successo. Che emozione, un'emozione grandissima. Ciao Tommaso. Ciao, come stai Valeria? Che mi racconti? Bene, è un'emozione grandissima, no, guarda, non ci puoi credere. E no, comunque ho mandato dei messaggi ovunque per sintonizzare la televisione sul 36 per sentirti. Perché comunque abbiamo amici e parenti connessi. Sì, i testi arrivano sempre al cuore, poi non sei mai banale, ecco, diciamo. E poi grazie, ti volevo anche dire che è stato bellissimo l'iniziativa che hai fatto con Elisa. Mi fa piacere che sia stata apprezzata e che l'abbia ricordata tu oggi anche. Sì, abbiamo stato una cosa anche lì nata completamente dalla nostra spontaneità, che ci siamo messi lì a fare gli scemi su Instagram, come avete potuto vedere, e poi da una cosa all'altra, lei c'aveva una base, io ho messo due paroline là, un'altra qua, molte persone hanno scritto il testo insieme a noi ed è nata questa canzone qui. Veramente sono le piccole cose che possiamo fare per aiutarci in qualche modo a vicenda in questo momento. Esatto. L'abbiamo perso per un secondo, insomma. Ma siamo alla fine, praticamente, caro Tommaso. Sì. Ci dobbiamo salutare. C'è qualcosa che vuoi dire di particolare? Ma che sto sempre bene quando sto con voi e che fate anche un lavoro, insomma, in questo momento ancora più importante. Insomma, intrattenete le persone nel miglior modo possibile, un po' ci fate anche distrarre per quanto sia possibile. E vi faccio sempre i miei complimenti e spero di vedervi il più presto possibile. Tutti, invece, per tutti quanti che ci stanno ascoltando, ragazzi, mi raccomando, teniamo duro. Tutto questo, tutto quello che possiamo fare è tenere duro. Lo so che è difficile, ma non abbiamo altre soluzioni. Esatto. Grazie. Grazie, Tommaso. Allora, ricordatevi domani a mezzanotte, ma lo vuoi capire, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che ovviamente poi ascolterete. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, ragazzi. E grazie per lo spoiler. Un abbraccio. Ciao. Grazie ciao, a Tommaso amici, Paradiso. Ciao, 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 un abbraccio.